Nainggolan. Dos Santos. E c'è subito questo intervento falloso. Pjanic. Ha intercettato palla con un ottimo tempismo, consentendo alla difesa di respirare. Jermaine Jones. Sono 200, con quella di oggi le prestazioni con questa maglia cominciano a essere tante, Stefano. Può essere soddisfatto, Pier, l'impiego in un numero così elevato di incontri significa che il tecnico si fida ciecamente di lui. Ecco il tiro, ottimo l'intervento del portiere. Ancora un calcio d'angolo. La allontana di pugno. Trova il compagno. Parte il tiro. Che gol! Splendida rete! Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Ottimo l'intervento, recupera il pallone. Squadra di casa, gran tiro, occhio al rimbalzo, prova a calciare, rete, splendida rete! Il punteggio adesso è di 2-1. Numero! Che giocata! Dos Santos. Chiellini. Dick Steiner. Agüero! E il portiere recupera il pallone. C'è la prateria per andare. Mirallas. Perdono il possesso del pallone. Chiellini. Splendida la giocata. Mirallas. Si fa spazio. Riconquista il possesso di palla. Oba Martins. Buono l'1-2. Occhio alle sovrapposizioni. Dos Santos. Dick Steiner. Intervento ruvido ma corretto. Parata straordinaria, come un gol. Oba Martins, ed è rete! Ci hanno creduto e sono arrivati al gol dopo una bellissima azione. E qui c'è grande senso della posizione, uno spiccato fiuto del gol, facendosi trovare pronto al posto giusto nel momento giusto. Pronto per ribadire in rete dopo la prima respinta del portiere. Dos Santos. Perdono palla, l'azione sembrava interessante. Ha un'autostrada. Mirallas! E il pallone entra! Ed è gol! Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Occhio all'intervento del direttore di gara. È arrivato il cartellino, ammonizione che mi sembra sacrosanta. Sì, Pierluigi, non accenna nemmeno una protesta. Agüero. Mirallas.
Ottimo il tiki-taka qui. Prova ad andare. Grande parata, grande riflesso. Super qui il portiere. La deviazione, calcio d'angolo. Mirallas. Conclusione senza angolo questa. Fuori, sarà fallo laterale. Oba Martins. Supera l'avversario. Occhio al contrasto. Possono costruire qualcosa di buono da questa rimessa laterale. Parte il traversone. Prova in porta e c'è il gol. Palla in rete. La piazzata con precisione assoluta. Con la palla può fare davvero tutto quello che vuole. Si riparte sul punteggio. Di 4-2. Cuadrado. Guarin. Si chiude. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Dos Santos. Pjanic. Guarin. Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo. Agüero. Buona la parata impresa da parte del portiere. Ha disputato una prima frazione davvero molto positiva da incorniciare fino a questo momento. Se la sua squadra è in vantaggio lo deve soprattutto a lui. Ne ha fatti due nella prima metà di gara e punta. E calcio di punizione, occhio perché è una posizione interessante. C'è un'ammonizione in arrivo per lui. Mi pare che incassi di buon grado il giallo, sa che l'arbitro ha ragione. Tiro largo fuori bersaglio. Manolas. Nainggolan. Difende bene il pallone. Occhio al tiro. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. C'è il fischio dell'arbitro
c'è la bandierina per il fuorigioco. Dos Santos. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Guarin. Pjanic, buona l'intenzione, ma conclusione larga. Recuperano il pallone. Dos Santos. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Palla che finisce in angolo. Spazzano via il pallone. Buona lettura difensiva sul cross. Agüero. È stato fermato in offside, è scattato con un attimo di anticipo finendo oltre l'ultimo difensore. Non era comunque una chiara azione da rete. Pjanic. Lichtsteiner. Occhio all'attacco dell'avversario. Ruba bene palla all'avversario. Dos Santos. Oba Oba Martins. Portiere che blocca senza problemi. Perdono il possesso del pallone. Recupera il pallone con un intervento facile. Oba Oba Martins. Sicuro l'intervento del portiere. Hanno esagerato qui col tiki taka e hanno perso il pallone. Occhio perché l'arbitro potrebbe anche estrarre un cartellino. Oba Oba Martins. Tackle bellissimo, preciso, efficace. Pallone controllato senza difficoltà dai difensori. E c'è il tiro. Si ripartirà con una rimessa laterale. Dos Santos. Attenzione al tiro, stanno cercando di chiudere definitivamente la gara. Guarin. Nainggolan. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Dos Santos. Si andrà avanti. A metri a disposizione. Oba Oba Martins. Il portiere dice di no. Si riparte col calcio d'angolo. Nainggolan. C'è la prateria per andare. Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. Stiamo assistendo a una vera e propria impresa da parte di questi giocatori a cui in pochi avevano dato possibilità.
Dire che è scandaloso è poco. Ma comunque la cosa divertente è che mi basterebbe un solo dei giocatori che ho, uno solo. Lo prendo, lo rivendo e gli faccio la squadra a lui e gliela faccio anche più forte. Gliela rifaccio per 40 volte la squadra. Cioè, siccome è andata solo, quanti soldi ho speso in questo? Cioè, il valore dei giocatori che ho acquistato. Cioè, la forza dei giocatori che ho, siccome è andata solo. Cioè, 43.000 gulam, lo vendo e gli faccio la squadra, per esempio. Vendo Buffon, lo compri a 100 e passa, 100.000 e passa. È una cosa assurda. Cioè, praticamente il suo portiere che compra 700 crediti, che, cioè, lo trovi così per terra. Giocatore a 700 crediti, lo trovi così per terra. Ha giocato meglio di quello mio. Assurdo. Centrocampisti che ho io, se li sogna, ovviamente. Se li sogna. Eppure i suoi centrocampisti hanno giocato meglio di quelli miei. I suoi attaccanti hanno fatto gol assurdi. Cioè, ogni tiro che hanno fatto praticamente era gol. Cioè, io ho Agüero. 180.000 spesi per comprarmelo. E la palla non entra. Va bene. Poi andiamo a guardare la rosa sua, tanto per farci una risata. Minchia, ma sono fortissimi. Aspetta, c'è qualcosa che non quadra. C'è il difensore 70, il terzino 68. Portiere. Portiere scarso, guarda. Fortissimo il portiere. Mamma mia. C'è uno di quei portieri che si possono dimenticare. E il difensore scarso, 70. Perché c'è velocità. 81 di fisico, ma in difesa 69. Ah, sa difendere. Wow, è fortissimo. Proprio, difende meglio di Chiellini. E questo qua? Proprio, cioè, di quelli scarsi che non si possono neanche nominare. Questo? Velocità e fisico. Difesa, passaggio, tiri, dribbling 0. 0, una merda. C'è giocatori da 700 crediti, gioca meglio di Lichtsteiner, per esempio, cioè terzino sinistro. Attenzione, gioca meglio di Sandro, uno dei migliori terzini sinistri al mondo. Cosa c'ha se ha solo velocità? Non c'è un cazzo. E questo? Ah, ma è un altro giocatore a 700 crediti, 80 di velocità, 81 di fisico. Cioè, una pippa. Dos Santos. Cosa c'ha? Velocità, tiro, dribbling, vabbè, le skill, il piede debole. Buon giocatore per certi versi. Va bene, ma né più né meno, una pippa rimane sempre. Cioè, non è un giocatore che può competere ad alti livelli. Attenzione, questo? Questa è una pippa. C'ha fisico? Una pippa. Cioè, i miei attaccanti, i miei centrocampisti sono. E così tutta la squadra è 10 volte superiore ad ogni giocatore. C'è Martins, ragazzi, ma guardate, c'è, non ha tiro. Stiamo parlando che io ho giocatori nettamente superiori. Ma lasciamo perdere, ci ha tirato a random ed entra. Va bene, è normale tutto ciò. Cioè, si commenda da solo, dai. Per favore, per favore. Poi, ovviamente, Miralas non è un mio titolare, perché per il momento sono così messo, ma, cioè, è sempre superiore a questi qua. Cioè, le differenze si vedono adesso. Portiere, difensore, Manolas, Chiellini, terzino destro, Alexandro. Nainggolan, Pjanic, Guarin, Cuadrado, Agüero è meglio di io, di Martin sicuramente, Miralas, cioè, ovviamente la sua squadra è più forte di me. Vabbè, con questo ciao dai.